Come si fa a prevedere l'espansione di Ebola e delle altre epidemie? Come stanno organizzando le loro mosse i terroristi dell'ISIS? Cosa ha consentito di catturare Bin Laden? Come è stata studiata la vittoria di Obama nel 2012 utilizzando uno schema matematico, la teoria delle reti? Ci sono molti aspetti del comportamento umano altamente prevedibili, grazie al fatto che abbiamo molti modelli quotidiani regolari. Laszlo Barabasi, scienziato, originario della Transilvania, è direttore del centro di ricerca per i network complessi di Boston. È diventato famoso in tutto il mondo per questa teoria. Studiando le reti di connessione tra persone, aziende, compagnie di affari, tra cellule e bit, ha teorizzato per primo quello che molti, compresi Google e Facebook, oggi utilizzano per studiare i nostri comportamenti. Le reti di relazione in qualsiasi ambito seguono dinamiche molto simili. C'è un consenso sociale che i nostri comportamenti individuali devono osservare. Ad esempio, non possiamo andare in banca alle 3 di notte perché non troveremo nessuno. Inconsciamente ognuno di noi agisce sotto una serie enorme di costruzioni che limitano cosa, dove e quando agiamo. Animali, piante, uomini, oggetti, tutti rilasciamo ormai migliaia di informazioni nell'infosfera, in internet, attraverso smartphone e computer. Sono i dati. Siamo a Pisa davanti alla famosa torre. Qui centinaia e centinaia di persone ogni giorno camminano in maniera disordinata intorno alla torre. Facciamo finta che queste persone siano dei dati. Queste palle sono collegate tra loro attraverso linee di comunicazione, sono nodi. Quando arrivano davanti alla torre, moltissime di loro si ordinano in un comportamento. Questo comportamento è quello di mettersi nella posizione come se dovessero sorreggere la torre e scattarsi una foto. Più il nodo è grande e più significa che è in grado di condizionare il comportamento degli altri, che possono essere umani, animali, tutti gli esseri, anche inanimati, connessi ad internet, diventando quello che viene chiamato un hub. Immaginiamo la torre come se fosse un hub, cioè uno snodo di informazioni più importante, più centrale rispetto agli altri. Questo snodo di informazioni ha la possibilità e la capacità di influenzare il comportamento delle altre informazioni, degli altri dati, che sono le persone che passano. Queste palline possono essere persone, i collegamenti possono essere relazioni di amicizia, di frequenza, di mail che ci spediamo. E rappresentare questi sistemi sociali per mezzo di questa struttura matematica ci permette di descrivere quantitativamente molti fenomeni, come la propagazione delle notizie, ma anche la propagazione dell'epidemia, dell'influenza. Un gruppo di ricercatori dell'IMT ha studiato il comportamento dei nostri parlamentari in relazione ai provvedimenti votati. Il fisico Guido Caldarelli, studioso di scienza della complessità presso l'Istituto Alti Studi di Lucca, ci riassume l'esito della ricerca. Studiano le relazioni che ci sono fra i parlamentari, come questi si possono unire vedendo quali provvedimenti votano nello stesso schieramento, e in maniera abbastanza sorprendente questo non rispecchia quelli che sono i loro partiti, quindi si riesce a descrivere un comportamento non banale, interessante. Ci sono delle regolarità che sono universali, sono nei sistemi finanziari, sono nei sistemi sociali, sono anche nei sistemi tecnologici. Altri sistemi naturalmente presentano delle particolarità. Ci sono alcuni aspetti non ancora classificabili e non prevedibili del nostro comportamento, e sottolineo non ancora. Cioè, possono diventare prevedibili man mano che i giusti dati vengono fuori. Ad esempio, non posso calcolare cosa tu berrai domani notte. Perché? Perché non ho i dati su cosa tu hai bevuto e a che ora negli ultimi mesi.
Non posso prevedere di chi tu ti innamorerai, perché è un evento piuttosto raro e non mi è possibile collezionare abbastanza dati su questo. Grazie all'utilizzo di questa teoria, Barabasi ha cambiato il modo di affrontare la ricerca sul cancro. Usando la teoria dei network al tempo dei social network, si può arrivare a determinare il successo di partiti politici, di operazioni di antiterrorismo. Si può espandere l'influenza di un'azienda grazie a un marketing meno costoso e più mirato. Gli studi dei ricercatori della scienza delle reti, all'insaputa delle masse che continuano a immettere dati personali in Facebook e Twitter, potenziandolo studio delle reti, sono contesi dalle banche, dalle aziende e dai governi di tutto il mondo. Il nuovo potere è dunque nelle mani di chi detiene questo nuovo petrolio, i dati. Per esempio, una delle cose che noi abbiamo studiato, si può prevedere quale sarà il volume delle transazioni finanziarie vedendo quante persone cercano una certa compagnia quotata nella borsa valori su Google. Ma la stragrande maggior parte di questi dati in qualche modo passa per Google, il governo dell'algoritmo è di Google? Questo è un punto molto importante, sì. Chi possiede tutti i dati in realtà possiede un grandissimo potere e quindi o ne fa buon uso o i cittadini devono chiederne e faccia buon uso. Qua viene il cacciatore, la lavandata.